hanno combattuto nelle nostre vallate contro i fascisti, contro il fascismo di oggi e di domani. E ancora oggi ad Arezzo il 16 luglio. E bella ciao, una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Le note della Casa del Vento per chiudere la giornata delle celebrazioni della liberazione di Arezzo. Il 16 luglio, a 78 anni di distanza, Arezzo infatti ha celebrato la sua liberazione dal nazifascismo. Sante Salvatore, amici partigiani, partiti per lottare per un miglior domani, perché la resistenza è un fatto solidale, vuol dire fratellanza, significa aiutare. Al fianco delle cerimonie ufficiali di commemorazione, anche una mostra fotografica e Io ero Sandokan, Sguardi partigiani in piazza Sant'Agostino, e poi il concerto della band che da anni porta sul palco le storie di lotta partigiana avvenute nella provincia di Arezzo. Io ho avuto la fortuna insieme alla band 20 anni fa di conoscere molti protagonisti, ancora erano molti di loro vivi e ci hanno insegnato tanto. Io ancora ho la pelle d'oca ai primi incontri che ho avuto con Edoardo Succhielli lì a Civitella, tutta la storia legata alla sua banda partigiana. Ho conosciuto, sono amico fraterno dei figli di Modesta Rossi, ancora sono vivi, sono oltre 80enni, ma sono persone con cui abbiamo fatto delle esperienze, siamo andati nelle scuole. Veramente è un carico d'umanità e di ricchezza che noi come band abbiamo poi cercato di ritrasferire nelle canzoni. Dalla Casa del Vento poi una proposta: individuare un luogo dedicato alla memoria. Vicino a San Polo, vicino a San Severo, vicino a Vallucciole, che rappresenti il tema della resistenza e della memoria in provincia di Arezzo, vuol dire non disperdere dei valori importanti che sono molto attuali, legati proprio alla Costituzione, che è un argomento attuale, proprio per lavorare soprattutto sulle nuove generazioni, con attività didattiche, educative, divulgative di quello che è stato quel periodo.